per la seconda parte, trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Fino alle ore 20 vi tengo compagnia io parlandovi di magia, stregoneria e paganesimo. Voglio, prima di incominciare la trasmissione, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. Niente, prima di tutto voglio parlare di quel discorso che ho cominciato oggi pomeriggio a fare in base alla percezione degli esseri di energia che ci circondano. Purtroppo, la nostra specie ha fissato la sua attenzione sul mondo della ragione, sul mondo della forma, sul mondo dei numeri. E noi tendiamo ad annullare fin da piccolissimi tutto lo spazio, cioè tutti gli oggetti che ci sono fra noi, cioè fra i nostri occhi, ma anche negli altri sensi, e il punto su cui fissiamo l'attenzione. Cioè tutto lo spazio che c'è fra i nostri occhi e il punto in cui fissiamo l'attenzione, noi lo annulliamo. In realtà, nello spazio fra i nostri occhi e il punto su cui noi fissiamo l'attenzione, guardiamo una porta, guardiamo un oggetto, guardiamo una sedia, automaticamente vi fissiamo lo sguardo sopra. In realtà, in tutto quello spazio fra i nostri occhi e l'oggetto che mettiamo a fuoco, esiste tutta una serie di cose che non rientrano nella ragione, per cui automaticamente vengono scartate e cancellate. Ora, esiste la possibilità di fissare gli oggetti che ci stanno fra i nostri occhi e il punto in cui fissiamo l'attenzione, però è necessario staccare l'attenzione dall'oggetto su cui la fissiamo, cioè dobbiamo imparare a guardare senza guardare. E questa è una delle tecniche fondamentali in stregoneria, di cui non vi ho ancora parlato, però è scritto in parte, accennato in parte all'interno del libro dell'Anticristo, all'interno del paragrafo che parla dell'attenzione. Ebbene, in questo spazio che c'è fra i nostri occhi e il punto su cui fissiamo l'attenzione, si muovono tutta una serie di cose, tutta una serie di esseri, tutta una serie di elementi che noi ignoriamo normalmente. Esistono delle persone che, sia perché rompono la barriera del GH, cioè la capacità di mettere in relazione la parte interna con la parte esterna del cervello, sia perché non hanno l'attenzione fissata, cioè hanno l'attenzione che si può muovere all'interno dello spazio dai loro occhi all'oggetto che fissano, per cui possono afferrare delle cose che stanno in mezzo. Il problema grosso qual è? È quando si tratta di descrivere quegli oggetti, cioè di descrivere quelle cose che percepiscono. La descrizione purtroppo non appartiene all'oggetto che percepiamo, cioè noi gli oggetti non li percepiamo per ciò che sono, ma li percepiamo, cioè diciamo così, li comunichiamo per quello che noi vogliamo che siano. Cioè, tutto il sistema educazionale si basa e si concentra sull'insegnarci a dare un nome alle cose, a dare una forma delle cose, a costruire un'idea delle cose. E con questa sedimentazione di descrizione, che noi andiamo avanti fin da piccolissimi, si dice addirittura che il bambino dai primi giorni di vita, cioè dal primo anno fino a 6-7 anni, impara una media di 9 parole al giorno, in media circa. Bene, noi non facciamo altro che costruire la descrizione del mondo. Bene, questa descrizione del mondo può essere più o meno fissa in base alla nostra carica di energia, in base alla nostra capacità di percepire il mondo, cioè quanto del nostro cervello, del nostro essere ancora libero nella percezione, e quanto la descrizione si è impossessata di noi, cioè quanto noi abbiamo interiorizzato, soggettivato la descrizione del mondo. Tutti questi elementi concorrono a tenerci fissi o a liberarci dalla descrizione. Chiaramente cosa succede? Succede per esempio a delle persone che hanno degli incidenti stradali, prendono botte in testa, o delle persone che assumono droghe, o delle persone che hanno delle malattie particolari, succede che si rompe la barriera del GH, oppure succede che hanno dei carichi particolari di energia. Per esempio, carichi particolari di energia ci sono nelle varie fasi della nascita. Nella pubertà, per esempio, il passaggio dal bambino, dal ragazzo
all'essere umano adulto, da ragazzo all'essere umano adulto, ci sono dei veri e propri stravolgimenti dell'energia vitale. Anche la menopausa, specialmente per esempio nelle donne, e l'andropausa negli uomini, dà dei stravolgimenti dell'energia vitale, cioè dà dei cambiamenti talmente forti, delle concentrazioni talmente forti che cambiano anche la percezione del mondo. Specialmente in quel momento. Noi abbiamo delle vere e proprie esplosioni di percezione. È così anche con le persone che hanno avuto, che assumono droghe o che assumono, oppure le persone che hanno incidenti stradali, hanno dei cambiamenti della percezione del mondo. Qual è il vero grande casino? Il vero grande casino consiste nel prendere quella percezione del mondo e di portarla nel mondo della ragione. Se noi portiamo gli elementi della percezione alterata nel mondo della ragione, ricordo che non rispondo a telefonate e siamo dei pazzi. Se nel mondo della ragione si è dei pazzi. L'arte della stregoneria, siccome la stregoneria non usa droghe, non dovrebbe usare alcol, anche perché non lo usa in effetti, perché è un alimento che trova. Ricordo che non rispondo alle telefonate. La stregoneria ha la capacità semplicemente di disciplinare la persona, cioè la persona distingue esattamente il momento in cui sta percependo cose diverse dalla descrizione e il momento in cui è all'interno della descrizione. Per cui se deve affrontare una sfida, se deve andare a lavorare, se deve sollevare pesi, lo fa con gli elementi della descrizione. Cioè la mattina si alza per andare a lavorare, usa l'automobile per andare a lavorare. La stregoneria in questo caso non è che gli cambia il modo di vivere, ma gli dà una disciplina maggiore nell'uso dell'automobile, nel modo di lavorare, nel modo di rapportarsi con le persone. Nella percezione alterata, questa disciplina viene a riflettersi, o meglio, se vogliamo, la disciplina articolata ed usata nella percezione alterata viene a riflettersi anche nel mondo della ragione. Le due cose sono in interazione dialettica. Per cui la disciplina che l'apprendista stregone impone a se stesso, impone nella sua vita, nel suo modo di guardare il mondo, bene, gli permette di scindere esattamente quelli che sono gli elementi della percezione e i momenti della percezione dai momenti della vita quotidiana, dai momenti della quotidianità, cioè non permette agli elementi dell'uno a riversarsi nell'altro. Cioè non permette questo travasamento, per cui un apprendista stregone sa esattamente quando non si può considerare pazzo. Per cui un apprendista stregone sa, questi sono i momenti della percezione alterata, questi sono i momenti del mondo della ragione. Le due cose sono separate. E la percezione alterata, l'apprendista stregone, la usa per guardare meglio il mondo, per affrontare in maniera migliore il mondo, per trasformare se stesso, ma non trasporta mai gli elementi della percezione alterata sovrapponendoli a quelli del mondo della ragione. Voi queste cose in un apprendista stregone non le troverete mai. Il problema è che purtroppo sia con le religioni rivelate, sia con tutta una serie di variazioni e di modificazioni che ci sono state nella stregoneria, e sto parlando anche nello sciamanesimo e in altre, le due cose vengono a sovrapporsi. Perché questo? Perché spesso la stregoneria e la magia in generale sono diventate delle vere e proprie variazioni della vita delle persone. E quando sono delle variazioni della vita delle persone, mai si distingue la differenza fra l'una e l'altra. Voi pensate a tutta una serie di malattie, cioè voi non mi avete mai sentito parlare di malattie a me o queste cose, perché le ho sempre eliminate come discorso. Però se voi pensate allo sciamanesimo in Africa, lo sciamanesimo nell'America Latina e anche al sciamanesimo che esiste nel nord Europa, quasi tutto lo sciamanesimo si basa sugli effetti della salute del corpo, sulla salute fisica, in relazione alla salute del campo energetico, in relazione alla salute mentale, alla salute dell'energia della persona.
Bene, quasi tutto lo sciamanesimo viene a giocare queste due cose. In realtà è vero che si può agire sul campo di energia per avere degli effetti sul campo fisico e si può agire sul campo fisico per avere degli effetti sul campo di energia. Però la mescolanza di queste due cose, cioè il fatto di trasformare tutta la stregoneria in un modo per star meglio, un modo per vivere meglio, non fa altro che distruggere quelle che sono le prerogative della stregoneria, che è l'organizzazione di sfida, che è l'organizzazione della sfida alla vita, è la costruzione della vita stessa. Mentre invece diventa semplicemente un'azione da curandero, da curatore. E, è vero che una volta era importante trovare l'erba giusta per stare meglio, perché le piccole malattie del quotidiano erano debilitanti. Però si è perso di vista quello che è l'effetto della stregoneria, quello che è l'essenza stessa della stregoneria, che è un modo attraverso il quale affrontare la vita, è un modo per imporsi una disciplina che viene articolata sia nel mondo della ragione, sia nel mondo della percezione alterata. Quando noi siamo disciplinati, possiamo affrontare qualunque cosa. Cioè, è vero che questo non è detto che chi vede lo spirito non pensi di vedere la Madonna o non la traduca nel suo condizionamento educazionale nel vedere la Madonna, però questo non succederà mai a chi è disciplinato, perché già la seconda volta l'immagine della descrizione tende a svanire. Per cui può vedere la Madonna solo chi è in ginocchio davanti all'immagine, davanti all'idea della Madonna. Può vedere un essere di energia in forma umana soltanto chi proietta se stesso sugli altri e così via. Però in realtà dopo la seconda volta che si respira lentamente o che si blocca il dialogo interno, già la forma cambia, quello che noi percepiamo cambia forma. Per cui è importantissima l'autodisciplina. E ricordate sempre una cosa, non esiste nessun essere di energia che abbia un campo di energia più forte di qualsiasi essere della natura. Non esiste nel modo più assoluto e categorico. Per cui chi ha queste sensazioni, chi ha queste percezioni, sappia che comunque il suo campo energetico è inattaccabile. Dopo sarà la sua autodisciplina nella vita di tutti i giorni, sarà il suo modo di costruire la vita, sarà il suo modo di affrontare le cose, di guardare il mondo, sarà il suo modo che cambierà la valenza della sua energia e allontanerà ciò che è pericoloso da ciò che non è pericoloso. Sarà quello che lui fa tutti i giorni che determina le relazioni che costruisce nella vita. Se mi sono un comunista, avrò simpatia per chi la pensa come me. Se uno è fascista, avrà simpatia per uno che la pensa come lui. Se uno è anarchico, avrà simpatia per chi la pensa come lui. Bene, la stessa cosa vale anche per la struttura energetica. Cioè, quello che noi facciamo, le decisioni che noi prendiamo all'interno della nostra vita, all'interno della nostra quotidianità, ci porta ad avere una simpatia energetica rispetto a quelli che hanno le nostre stesse tensioni. Ed è qui che nasce il paganesimo come relazione fra gli esseri umani e il mondo che lo circondano, oppure come relazione fra gli esseri umani e la loro distruzione quando si mettono in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth o al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, non a caso uso questi termini, perché mettersi in ginocchio davanti a loro significa distruggere noi stessi. E questo è importantissimo, per questo non finirò mai di sottolineare questo aspetto. Per cui ricordatevi sempre, l'autodisciplina, e come dice Castaneda, l'autodisciplina non è la capacità di alzarsi la mattina alle 5 o farsi un bagno in acqua gelata. L'autodisciplina è guardare il mondo per ciò che è, ricordandoci che noi siamo parte del mondo e non i padroni del mondo. E proprio perché siamo parte del mondo dobbiamo attrezzarsi per muoverci in maniera discreta e coraggiosa all'interno del mondo, affrontando il mondo per ciò che è e non per ciò che noi vorremmo che fosse. Per cui occhi distaccati e occhi puliti nel guardare il mondo. Questo è per le persone che hanno una sensibilità della percezione. Le persone che hanno una sensibilità della percezione sono sempre state un problema per la stregoneria, ma un problema veramente grosso, perché hanno una facilità di percepire certi aspetti del mondo e nello stesso tempo non hanno la disciplina per difendersi. Hanno riempito gli ospedali psichiatrici fino all'altro ieri, penso. Per cui per noi è un grosso problema, veramente. L'unica cosa è insegnare l'autodisciplina, che è guardare il mondo con occhi puliti.
specialmente con autorispetto e autostima. Noi siamo importanti perché noi siamo parte del mondo, non padroni del mondo. Ciao Claudio, addio. E detto questo, spero di essere stato abbastanza chiaro per quello che ho potuto essere, vi parlerò della Fiera di Vicenza. Perché? Perché io sono stanchissimo per averla preparata. Cioè, voi dovete mettervi nei miei panni, no? Cioè, pensare le cose come le vedo io. Cioè, non che dovete farlo, ma per riuscire a comprendere. Cioè, io non ho mai fatto una fiera, non ho mai allestito uno stand, e in effetti sto prendendo uno stand che è già allestito, già predisposto. Non ho mai affrontato delle condizioni così aperte nello sviluppo del mio pensiero e anche come esposizione della mia azienda, tutto sommato. E queste cose io non le ho mai fatte, non so come si facciano, per cui ho uno sconosciuto da affrontare e ho tentato di attrezzarmi al meglio con i miseri mezzi che ho, cioè ho lavorato fino all'inverosimile per affrontare al meglio, e grazie anche ai radioascoltatori del Radiogamma che mi hanno dato una mano quando per un attimo ho avuto un attimo di smarrimento, quando mi si è fuso quel fotocopiatore. E io non lo so fare, però lo faccio. Cioè, tante cose non so fare, però le faccio, perché se le cose possono essere fatte in quanto tante persone fanno quelle cose non sono eccezionali, sono fattibili. Dunque io mi attrezzo con le cose che so fare, mi armo delle cose che so fare, e armandomi delle cose che so fare vado ad affrontare uno sconosciuto, cioè vado ad affrontare delle cose che non so come si presenteranno a me. Però io posso affrontare quelle cose, quello sconosciuto, perché mi sono attrezzato. Mi sono attrezzato chiaramente con le cose che conosco e mi sono armato della mia conoscenza e vado ad affrontare uno sconosciuto. Affrontando quello sconosciuto affronto una sfida. Che la sfida vada bene o non vada bene, che io riesca ad avere il successo in quello che faccio o a non avere il successo, sarà comunque una vittoria. Perché? Perché io vado ad affrontare una sfida. Ogni volta che un essere umano affronta una sfida, modifica una parte di se stesso e alimenta la propria conoscenza e la propria consapevolezza. Per cui ogni volta che uno di noi affronta una sfida, affronta un qualcosa, non fa altro che arricchire se stesso. Per cui comunque vadano le cose, io la sfida, ho avuto successo nella sfida, perché sono riuscito a modificare me stesso, sono riuscito a compattare nervi, tendini e fatica per affrontare uno sconosciuto, ed affronto quello sconosciuto con i mezzi che mi sono preso per affrontare quello sconosciuto. Ciao! Bene, io affronto questo. Un attimo solo che è arrivato un amico, un attimo solo, vediamo un attimino. Scusate, un attimo. Li mandiamo su, i nostri amici, avete un attimo di pazienza, vero? Per andare avanti con i discorsi, vi metto su 2 secondi di musica e poi riprendo la trasmissione. 2 secondi soli. Grazie, ma è venuto un amico abbastanza importante a trovarmi. Io sono sempre molto felice quando qualche persona gli piace quello che faccio. Magari qualcuno non piace, però insomma ho simpatia per la persona che piace quello che faccio. Bene, andiamo avanti ancora. Niente, vi dico, io ho fatto quello che ho potuto. Naturalmente affronto uno sconosciuto con le mie armi. Io scrivo i libri, il pensiero, con la mia capacità di scrivere. Sbaglio i congiuntivi. È vero, sbaglio i congiuntivi. Ma sbagliassi solo i congiuntivi. Alcune frasi cominciano dalla fine e arrivano all'inizio. Alcune frasi partono da un soggetto singolare e, siccome penso ai vari aggettivi e gli vari attributi di questo soggetto, finiscono al plurale. Cioè,
Io faccio quello che posso con le armi che ho e non ho problemi. Naturalmente dopo i libri li correggo, li correggo, li correggo, hanno sempre qualche errore, ma dopo sono piuttosto leggibili, cioè si leggono tranquillamente, insomma. Però si affronta la vita con le armi che si hanno a disposizione per affrontare la vita. Cioè noi ci siamo armati, ci siamo costruiti giorno dopo giorno e costruendoci giorno dopo giorno affrontiamo la vita con quello che ci siamo costruiti. E naturalmente non è mai detto che sia un grande successo, può essere anche un piccolo successo, può essere anche un fallimento. L'importante è riuscire a continuare, continuare ancora e continuare ancora. Se voi leggete nel libro dell'Anticristo, vi dirà che la vittoria è una sequenza di sconfitte. Perché? Proprio perché noi affrontiamo la vita, non è detto che vinciamo, vincere vuol dire ottenere il risultato che avevamo pensato di ottenere, ma è importante che noi affrontiamo la sfida. E affrontando la sfida, noi magari non otteniamo il risultato che volevamo, però abbiamo costruito, abbiamo arricchito noi stessi. E allora noi ricominciamo ancora e ne affrontiamo un'altra sfida. E nello stesso tempo abbiamo arricchito un po' di noi stessi. Magari volevamo ottenere un risultato 10, abbiamo ottenuto un risultato 1, magari 0, magari addirittura opposto a quello che noi ci aspettavamo. Però l'importante è sempre provarci, sempre compattare noi stessi, serrare denti e pugni, sempre, mai tirarsi indietro. E quando ci si tira indietro solo per preparare un'altra cosa, solo perché magari la sfida è troppo grossa. E allora ci si gratta la testa e dice, ah miseria, eh no, e qua dove vado io? E allora ci si ritira perché la sfida è troppo grossa. E questa è la vita. E la vita continua sempre in questo modo, è un arricchimento, è una costruzione continua. E questa è l'essenza della stregoneria. Fuori di questo non c'è altro. E adesso, visto che siamo qua, andiamo avanti con il nostro ciò che porta a diventare eterni. Vi ricordate, abbiamo parlato dei guardiani. I guardiani del divenire umano, cosa sono? Sono le divinità del mondo che ci sono attorno, che una specie ha riconosciuto in quanto divini, e li incontra sviluppando il divino che ha dentro. Sviluppando il divino che ha dentro, trova la divinità fuori e trova la divinità fuori solo perché ha sviluppato il divino che ha dentro. Uno di questi guardiani è Murcia. Murcia è un grande guardiano. Essa si relaziona col rilassamento dell'essere umano ed è un guardiano che difende l'essere umano dal formarsi di blocchi di energia vitale stagnata prodotti dalle fobie. Murcia è il guardiano della quiete, è il guardiano del rilassamento, è il guardiano del silenzio attraverso il quale l'individuo affronta l'oggettività circostante. Non è pigrizia, è silenzio e rilassatezza, attraverso la quale farà fluire il circostante dentro di sé, farsi compenetrare dall'oggettività. La ragione forma degli scudi formidabili a difesa di se stessa. Il circostante, per lei, è solo oggettività creata per servirla. Murcia insegna alla ragione a fermarsi, ad ascoltare quanto la circonda. Murcia dice: basta frenesia, ora riposati e assisti come spettatore davanti alla commedia della vita. Assisti e impara. Murcia è un grande guardiano, aiuta l'essere umano a controllare la sua ragione, riducendola a parte dell'esistente, impedendogli di sentirsi padrona dell'esistente. Respira, dice Murcia. Già la ragione, rilassati, fatti compenetrare, non imporre la tua descrizione al circostante. Così l'oggettività può superare la descrizione diventando parte integrante dell'individuo. L'oggettività supera la descrizione tentando di rivelare all'essere umano quello che è e non quello che la ragione ha imposto sia attraverso la sua descrizione. La pigrizia di Murcia è la riduzione al silenzio degli individui del loro pensato. I cristiani dovettero combattere l'ozio come il loro peggior nemico. L'ozio porta alla rilassatezza, porta al silenzio e il silenzio porta all'interazione dell'individuo col circostante. Così l'essere umano segue la sequenza dei suoi mutamenti diventando eterno. Murcia è un centro di energia vitale che si relaziona con gli esseri nel momento stesso in cui costoro sospendono il giudizio e rilassano se stessi facendosi compenetrare dal circostante. Il cammino di Murcia è una sequenza di mutamenti che trova nutrimento in quello stato dell'essere che sta fra la sospensione del giudizio
e l'alterazione della percezione, quando ogni muscolo è disteso e i sensi sono tesi per superare il condizionamento imposto dalla ragione. E in questo stato, in questo modo di essere, c'è la percezione anche quando si hanno delle visioni di essere di energia. Cioè quelle persone che hanno la carica, che rompono la barriera del GH e hanno la percezione di essere di energia, specialmente al buio, specialmente all'oscuro, bene, questo modo di essere, questo momento è murcia. È come se loro si fanno murcia e murcia si alimenta da questo momento. Naturalmente è la loro autodisciplina sapere chi si avvicina o chi non si avvicina. Mutino. Mutino è un grande guardiano della specie della natura. Mutino è alimentato dall'essere natura per perpetrare se stessa. Mutino provvede alla fecondità di ogni specie della natura. Mutino è un centro di energia vitale che dà e riceve energia vitale da ogni specie nel momento in cui sviluppa il suo divenire attraverso la nascita di nuovi individui. Mutino alimenta il bisogno di riprodursi delle specie al fine di riprodurre l'essere natura. Quando l'essere umano sviluppò la ragione, si generò un conflitto fra l'uso del sesso come funzione predominante dell'essere umano, finalizzata alla attivazione dell'energia vitale e la sua funzione come elemento generativo. Le due cose sono in conflitto solo nella specie umana e in poche altre specie della natura. Mutino provvede affinché la specie umana non dimentichi come il sesso sia una funzione utile alla sua riproduzione all'interno della natura e non sia usato soltanto nella sua funzione primaria. Ricordo che la stregoneria e il paganesimo danno la funzione primaria del sesso come sesso stesso. Cioè il fatto di fare sesso è la cosa più importante, il fatto di generare figli è una cosa funzionale al fatto di far costruire gli esseri umani, per cui un sistema sociale si riproduce attraverso il fare figli, ma l'essere umano si riproduce attraverso il fare sesso, per cui fare figli soltanto se si è in grado di costruire un buon futuro per i figli, fare figli per costruire miseria no. Cercate di pensarlo questo. È importantissimo sapere che il piacere della vita è fondamentale per la propria esistenza. L'essere natura deve riprodurre se stessa per necessità, per seguire la sua sequenza dei mutamenti e diventare eterna. L'essere natura, attraverso un mutino, ricorda alle singole specie che se la loro libertà è il fine del loro divenire, il loro divenire coincide con quello dell'essere natura, di cui sono parte, e che la libertà non è solo il fine delle singole specie, ma anche dell'essere natura della sua totalità. Cioè in pratica Mutino dice all'essere umano: tu fai sesso, costruisci la tua libertà, però non dimenticarti che la tua specie deve continuare. Purtroppo fino ad oggi, grazie alle religioni rivelate, abbiamo avuto la costruzione della miseria. Fate figli, fate figli, fate figli, fate figli, è una cosa impressionante, e fate miseria. Invece no, bisogna cambiare un po' le cose, però Mutino è a guardia affinché le cose non cambiano troppo dall'altra parte. Le cose vanno equilibrate, diciamo. Occasione è un grande guardiano. Come centro di energia vitale prese forma e trasformazione nel momento in cui gli esseri della natura iniziarono la loro sequenza di mutamenti, accumulando potere di essere e facilitando il proprio divenire eterni, mutamento dopo mutamento. L'essere umano, quando, fondando la ragione, si relazionava col mondo attraverso la descrizione, subendolo, inconsapevole, la volontà e la determinazione del circostante, non comprese... Divenne importante per l'essere umano quando, fondando la ragione, si relazionava col mondo attraverso la descrizione, subendo, inconsapevole, la volontà e le determinazioni del circostante, non comprendendolo nel suo descritto. Occasione divenne la forza e la rapidità. Sto correggendo automaticamente quello che ho scritto, Occasione divenne la forza e la rapidità con la quale afferrare l'opportunità che si presentava, anche quando la ragione non era cosciente come e perché quella fosse un'opportunità di sviluppo del potere di essere dell'individuo. Occasione, partendo dai bisogni e dalle necessità del singolo individuo, finalizzata allo sviluppo del suo potere di essere, alimenta le scelte rafforzandone la velocità con la quale risolvere la sfida nell'esistenza. Davanti all'individuo si presentano milioni di occasioni, ma solo alcune sono proprie dell'individuo, solo alcune devono essere afferrate in quanto permettono al singolo essere di sviluppare il proprio potere di essere, seguendo la propria linea di mutamenti per diventare eterno. Occasione alimenta la forza di scelte del singolo individuo, in quanto un...
stasera, in quanto un'opportunità deve essere afferrata soltanto in quel momento di sviluppo dell'individuo. Fuori da quel momento, quell'opportunità non è una occasione di sviluppo, ma è una possibilità che esaurisce l'individuo. Il centro di energia vitale non è divenuto in quanto oggetto in sé, ma è divenuto in quanto relazione fra un'oggettività e le possibilità di scelta e di gestione da parte del singolo essere. L'oggettività nella quale il singolo essere si muove altro non è che relazione di esseri, delle loro volontà e delle loro determinazioni. Occasione è un potente armonizzatore all'interno dell'essere natura, un potente equilibratore che permette lo sviluppo e l'adattamento di ogni singola specie al variare dell'oggettività e delle condizioni all'interno delle quali svilupparsi. Occasione è il centro di energia vitale che promuove l'esercizio del libero arbitrio, l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Le occasioni nel corso dell'esistenza si rinnovano, fuggono, non possono essere fermate nell'attesa della formazione di un divenire soggettivo. È necessario costruire se stessi, predisporsi ad afferrare ogni opportunità di sviluppo ulteriore e nel frattempo usare la propria volontà e le proprie determinazioni sia per forgiare il proprio divenire, sia per permettere i processi di adattamento alla soggettività di cui è composta l'oggettività. Ogni se stesso dell'oggettività deve sviluppare le proprie determinazioni, attraverso le quali favorire il proprio sviluppo e nel far questo favorire lo sviluppo dell'intera oggettività. Occasione equilibra tutto questo. Ciao, vieni, vieni, vieni. Ciao. Occasione equilibra tutto questo. Occasione è la forza che spinge e promuove i processi in divenire. Occasione non si presenta una sola volta all'essere. Occasione è una forza costantemente presente e si manifesta con un numero infinito di sfaccettature. Afferrare occasione significa modificarsi in condizioni migliori, significa scambiare energia vitale rinnovando la forza del proprio divenire. Occasione dunque è un grande guardiano del divenire di ogni essere della natura e dell'essere umano in particolare. Bene, il fatto che io riesca a fare la Fiera di Vicenza è un'occasione da afferrare. La afferro con le mie armi, con i miei mezzi e va come andrà, non so come andrà, spero che vada bene, è la speranza, però è un'occasione. Metto altri 2 secondi di musica per un altro amico. Dimmi, dimmi. Volevo dire, no? Sì? Via Vicenza, dov'è che vai più o meno? Che stand? Il Fiera del Libro. Sì, va bene, ma siccome che è molto grande la Fiera di Vicenza. Sì, Padiglione D. Poi, Padiglione D. è scritto, si dovrà domenica. Sì, sono a sabato, domenica, tutti i giorni, mi fia alla fine. Padiglione D, cosa c'è scritto nella fiera, nella chiesa? Allora, questo è lo stand della Fiera del Libro. Praticamente nella Fiera del Tempo Libero, che è la Fiera del Libro. Sì, non ho capito. Bon, è un piccolo stand, insomma, un box, niente di particolare. Che tipo si con i carini, non con la barba? Ti viene lo stand, te lo vedrai che te me trovi subito. Sarò vestito come un indiano. Sarò vestito, scusate un attimo, sarò vestito come un indiano, con i fiori sulla testa, i candelabri, l'incenso, e mi riconoscerai subito, insomma. Una. Va bene? Va bene, d'accordo. Normalmente vado sempre vestito così, eh? No, scherzo. Sì, no. No, non ti preoccupare, tu lo stand lo trovi. Va bene. Va bon? Ciao, Ciao, sono salve. No, veramente stavo un po' scherzando, eh. Normalmente io vado via vestito abbastanza normale, anzi, sono una persona normale. Sì, dopo, te lo do. Pronto? Walter da Semonto. Ciao, dimmi. Come va? Bene? Come Ha sentito la trasmissione tutta oggi, visto che sono in giro in macchina per va? lavoro. Allora, visto che non ci... Pronto? Non ti sento? Pronto? Niente, non riuscivo più a sentire. Va bene.
Allora, andiamo avanti, sono arrivato con un paio di amici e ero un pochino distratto, ma non è importante, anche perché tutte le trasmissioni concentrate non va bene farle, bisogna anche... Se dici delle cose così gravose, però in una maniera veloce, che cazzo? Sì, ma... cioè... Bisognerebbe riflettere, bisognerebbe come dialogare e prendere... Spara il microfono, spara il microfono. Sì, va a parlare. Sì, vai. Sono cose così importanti, così basilari, che bisognerebbe dialogare, avere così modo di discutere qualche argomento, perché sì. Cose così gravose, di un'importanza unica, insomma. Pronto? Allora volevo venirti a trovare alla fiera del libro, visto che tu non ti rimani a trovare a Semonto. Va bene. Vorrei parlare appunto un po' del tuo libro, so che porti le perle, che io ce l'ho, ti ricordi, me l'hai venduto. Va bene. L'ho letto un pochettino, c'è qualche punto che non mi è chiaro, magari è difficile spiegarlo, anche perché sono su una situazione. Ma ci troviamo, tutti quelli che vengono in fiera possono parlare con me, io sono sempre là come un militare. Ti saluto perché non ti sento. Grazie, ciao. Un po' difficile la comunicazione. No, hai ragione. Scusa. Claudio. No, hai ragione. Bisognerebbe fare le cose con molta calma. Però tu devi tenere presente intanto i miei difetti. Cioè io praticamente per 15 anni ho lavorato tutto da solo. Cioè ho fatto tutti i lavori li ho fatti da soli. Perché non ho capacità di... Non ho mai avuto capacità di parlare, di dialogare, no. Allora, poi nello stesso tempo mi trovo in una situazione di dire devo fare il massimo nel minor tempo possibile, ho furia, perché domani potrei morire, anche questa, capito? E sto cercando di fare il più possibile. Te senti da avere tante cose da dire, da esprimere, che te esi così tante che te senti come così... Il bisogno di dirle velocemente, esatto, il più possibile. Perché anche a me a volte mi sento così, facendo dei lavori e mi faccio in premura, perché mi pare di non aver tempo per fare tutte le cose, perché la vita si sa che è questa. Certo. E per poi avere tempo di godere anche dell'operato che sei, perché se vuoi il tempo per fare, ma poi anche per godere, raccogliere i frutti, sì, anche per un po' di riposo, no? Per gustare anche, sì. Il piacere, sì, anche. Mi ricordo un po' come quando faccio un libro, no? Quando ho cominciato a fare i libri, ho fatto una diecina, no? All'inizio c'è sempre un piccolo lavoro, cioè c'è sempre un piccolo discorso da fare, però dopo alla fine devi fuori col 500.000 di carattere che ti ha fatto un libro, cioè non è possibile neanche fare i lavori piccoli, capite? Sì, perché le piccole cose a volte ha bisogno di una spiegazione lunga. Sì, e poi anche ti danno il via, cioè è come se aprissi una breccia su un altro mondo. Cioè, io quando per esempio ho fatto questo qua, ciò che porta a diventare eterni, l'ho fatto quasi per gioco. Cioè, alla fine ho tolto un libro e... Dopodiché ho capito cosa avevo, ho detto, meglio che mi chiarisca questo. E chiarisci una cosa, chiarisci l'altra, ho scoperto delle cose che neanche io immaginavo. Sì, a volte se trova inseriti una conoscenza e una luce così, che è una cosa impossibile che rimanga sterile. Ti senti il bisogno proprio di esprimerti, di dire queste cose così semplici e chiare, che è strano che ti trovi di fronte a tanta gente così all'oscuro, così insensibile, così indifferente verso una realtà, una conoscenza, ecco. È un'esplosione proprio, ecco, questa resurrezione a volte. Sei morto e ti risorge una vita. Questa mi trovo la vera resurrezione, pronto, che se troviamo da vivi, se rendiamo conto di essere stati morti per tanti anni, sì, di aver perso un mondo che ne correva dietro in fondo, che ci chiamava, siamo stati ingannati, no? Per secoli vivemo in un mondo di ingannatori, secondo me. Queste religioni, questi partiti, tanta gente che per fare i suoi sporchi interessi senza scrupoli hanno giocato senza scrupoli, proprio crea un'economia sull'ignoranza, no? Ecco, queste religioni per conto mio se grandi organizzazioni a delinquere, proprio perché crea la loro economia, il loro benessere, il loro sfarzo, certo, tenendo ignorante la massa, no?
ma no, facendola lavorare dove, proprio l'ignoranza suo. Non è semplicemente nei dati, cioè uno è ignorante perché non ha dati, no, i dati ci sono, è un'ignoranza nell'andare a cercarsi i dati, concepire l'importanza che è una cosa, cioè proprio sentire il mondo, stare nella magia che c'è dentro, che si sta perdendo. Questo, cioè, il mondo ci chiama in realtà, capisci? Cioè, sì, si fa conoscere, sta a te riflettere un attimo, ascoltare, vedere sta natura, riflettere con te stesso, esatto. Ma io sono Dio, esatto. L'uomo è Dio. L'uomo è Dio. E loro te la fanno nascondere sta realtà e cercano in tutti i modi di esatto. Non farti capire l'importanza che hai. L'importanza che hai, chi sei tu, certo. Appunto l'uomo. È l'occasione che l'uomo, hai. L'uomo ha creato Dio e loro vedono, molta gente comincia a rendersi conto di questa realtà e cercano tutti i modi di boicottare questi avanzamenti, come anche nella storia, che già era qualcuno, io ciappava per stregone o per strega, sì. In realtà era gente che cominciava a capire per se pronto? Sì. Dimmi. No. Ciao Alessandro. Dimmi Alessandro. Beh, mi non sono d'accordo su come che ti esponi di robe. Perché se seguisse tutte, intanto ti fai in maniera ardente se seguisse tutte. E ora il discorso è che sì, è un mondo progressista, è un mondo che vive secondo le sensazioni che esistono nel mondo. E su quelli ti critichi l'atteggiamento dei rivisti o altre persone, ma ti sei mai posto il problema di un bambino che deve contrastare tutto e tutti per farsi strada, per farsi esperienza, per imparare e per autocriticarsi quello che fa e o quello che tocca fare quando è grande, che tocca tornare in Dio, criticare l'uomo che è avanti. Di questo non che mi ha fatto, che mi ha considerato i tuoi libri, per cui i tuoi libri si deve declassare. Capito come? Perché se Tite fosse buono in personificare la critica, l'autocritica che può farsi una persona nella sua personalità, da grande, da piccolo a tutto, e ora ti potresti dire che ispirare la società il progresso e sviluppo, se no ti ammuti, capito? Ah. Ecco, questo vuol dire. Va bene. Ciao. Ciao. Il pensiero di Alessandro è il pensiero di Alessandro, giustamente. Vabbè, comunque abbiamo effettivamente il mondo che ci sta chiamando e gli altri dovremmo in qualche modo rispondere. Il problema è che non sempre rispondiamo. Ma anche se è difficile, molta gente che si è legata a compromessi, sono ipocriti, mi vedo attorno molta gente, troppa ancora. Peccato perché viviamo in un momento d'epoca così rivoluzionario anche con la scienza, con le conoscenze. E questa gente si sente ancora così obbligata a subire queste ipocrisie, queste menzogne. Sì, sì. Questo mi fa star male proprio, perché la realtà, i fatti, la conoscenza, i libri, è lì davanti a te, però i vede, però è così ipocriti, così falsi, che preferisce girarsi, far finta di niente e subire quello così che viene detto da organizzazioni varie. Che dopo è anche la sensazione che tutto è dato agli altri. Cioè, se le cose vanno male o se delle cose qualcuno deve pagarle, sono gli altri che devono pagarle. E loro cioè, mai. La disgrazia cade agli altri. Sì, sì, sì. Loro sono ipocriti, loro si pretendono sempre di avere così... d'avere sempre qualcosa. Quando poi hanno la mazziata sulla testa e loro piangono, poi vanno a confessarsi e poi vanno a chiedere consiglio, ma come mai? Come mai? Perché a me? Perché? Dio, dove stavi? Dove stavi Dio davanti a questa ingiustizia? Perché come se... cioè, assurdo, è veramente assurdo. Eppure... costruire delle condizioni... No, la paura, secondo me, anche, no? Chi ha inculcato appunto per tanti secoli finì una religione e ne subentra un'altra, e continua sempre a tenere questa gente con la paura, secondo me. È questo che la condiziona. Il problema è che quando uno è adulto
o ha la sensibilità per sentire qualcosa o è difficile che si tiri fuori. Eh sì, il bambino cominciano da bambini, no? Così, esatto. A condizionarti, a importi con la paura, non far questo, attento il lupo, l'orco, esatto. Ricordo, terrorizzai Geremo. Sì, io dicevo forse a fin de bene per farne rincasare presto, però poi col tempo non sai che ne gabbia così tira via certi condizionamenti. No, no, anzi li hanno marcati ancora di più. Anzi. Ogni volta che c'era la disgrazia arrivava sempre il prete a dire è colpa vostra, i vostri peccati. Cioè, e quando invece c'era qualcosa che andava bene, ringraziate Dio. Dopo. C'è questa relazione che è assurda, no? Cioè, le disgrazie sono colpa mia, e cioè, quando la roba va bene, ho da ringraziare di Dio, no? Cioè, è abbastanza folle. Infatti ricordo un fatto, gli eravamo bambini, abbiamo subito un po' tutti l'epoca del catechismo, si protetto, innocente, mi consideravo innocente un bambino, ricordo benissimo che cercavo di seguire attentamente gli insegnamenti. E già ero protetto dagli angeli, l'angelo custode. E cominciavo a lavorare presto, così, in una bottega artigiana. E mi sono dato una martellata su un dito, proprio l'unghia nera, così, certo, un errore. Sì. Poi a miseria, proprio il giorno prima di sta catechismo, Dio ti vede, l'angelo ti segue, e perché ti segue la tua mano e cerca sempre da Dio, ti sei protetto, fai in modo che non ti succeda mai niente, poi a miseria. Questo dolore va bene, non sbagliami, ma se c'era qualcuno che guidava la mia mano, ti dice che è sempre l'angelo che ti protegge. Sì, sì, no. Allora, va bene? Comincia a bestemmiare da quel momento là. No, ma in effetti è che l'orrore della religione cattolica, no? È che ai bambini e alle persone, diciamo così, piccole, no? Glielo danno come materialità. Cioè, l'intervento di Dio è un intervento materiale. L'intervento è un intervento materiale proprio per alleviare dei dolori. Sì, per cui se tu ti guardi, dopo nel mondo che sei 500 milioni di persone che sono nella miseria, quando invece vanno un attimino più su, vanno all'università eccetera, queste robe qua non le dicono più perché sanno che altrimenti vanno più, allora parlano dell'essere trascendentale, ciò che c'è oltre, ciò che non si può capire, l'essere assolutamente necessario, cioè usano tutto un altro linguaggio per mascherare quello che in realtà è. Quando che la gente comincia a capire, ecco, trova fuori nuovi condizionamenti così astratti, sempre per farti, per prigionarti. E così, oltre ai creduloni, io ho ancora bisogno di immagini, e madonnine, i cristi, reliquie varie. E questo qua proprio mi rattrista, vedo che la gente ha ancora bisogno di queste. Quello che avrà tanto, cioè quando mi hanno chiesto all'inizio, ancora 2 anni fa quando abbiamo cominciato, perché facevamo la trasmissione fra 3 generazioni, cioè pensando che fra 2 generazioni questo possa servire, perché sappiamo benissimo che oggi come oggi o parliamo agli spiriti sensibili o non c'è niente da fare. Pronto? Sì, che sia, sono ancora Alessandro, non è che sia a casa delle Madone o i signori o a questo o a quei crodulloni e seguo Dio a criticare qui chi crede e qui chi non crede, ma se questo fosse vero, come è possibile che, le parlo così in modo anche fuori dal normale, perché se un bambino gli insegna a fare qualcosa oppure li impara da loro solo, credo io che sia diverso da quello che gli altri si devono fare adesso, credo io che fosse che gli altri mangiano cosa, l'aria che viene dal cielo o quello che fa questo bambino che scopre l'agricoltura, scopre il fiore che cresce nel campo, scopre questo, scopre quello. Credo io che se il bambino volesse cambiare, fare che quello che produce, produce per sé, e gli altri che abbiano a pagare lo scotto di quello che noi gli essere capire che bisogna fare, credo io potrei andare avanti ancora gli altri. Non so se capisco il discorso. Non ho capito il discorso, Alessandro. Vuol dire che appunto per questo mi dico che il discorso che gli altri fece Madonnine su che la bella credenze sue storie ed è fuori luogo di fronte alla realtà del sacrificio della vita,
che gli altri, il nostro sacrificio può sacrificare la nostra vita, ma può sacrificare la natura che ci circonda facendo la fatica di lavorare, no? Così perché l'agricoltura è massa bassa a terra. Grazie agli altri. Capito? Va bene. Quanti anni hai, Alessandro? Ah? Quanti anni hai? 63. 63. E hai cominciato a lavorare a che età? Ah, quando che avevo 2 anni, 3. Va bene. Ciao. Ciao, ciao. Vabbè, io mi lavoro a 63 anni e ho cominciato a lavorare a 13 anni. E Claudio, a che età hai cominciato a lavorare? A 11 anni. Per cui, come vedi, non avevamo cominciato a lavorare a 3 anni, però uno a 11 anni, uno a 13, 14, non mi ricordo neanche più, e facevo il fabbro e battevo il ferro caldo, tanto per essere chiari. Per cui penso che fatica di lavorare l'abbiamo fatta anche gli altri due che siamo qua, come te hai fatta te. Probabilmente dite che l'hai fatta di più dura, indubbiamente, era forse anche diversa, però fatica di lavorare l'abbiamo fatta, insomma. Eh sì, bisogna... Pronto? Sono Enzo di Mogliano. Ciao Enzo. Senti, io volevo dirti, secondo me l'ignoranza di tutte queste cose che avete parlato fino adesso dipende dal fatto che non si conosce, per esempio, le leggi della natura, per esempio la causa e l'effetto. Il tuo amico che è vicino a te, che aveva detto che lui si sentiva protetto, che gli insegnavano di essere, che lui era protetto dagli angeli, che aveva questo sistema assurdo della religione cattolica, no? Che uno si deve essere abbassarsi, hai capito, sempre continuamente inginocchiarsi e non essere mai se stesso, dipende dal fatto che le religioni in generale non ci hanno mai insegnato che in natura esistono delle leggi. E queste leggi sono causa effetto, se io faccio qualcosa mi ritorno indietro. Ma guarda Enzo, che le religioni hanno fatto di peggio. Dimmi. Le religioni hanno fatto di peggio. Sì. Nel senso che ti hanno detto che c'è solo Dio, non esiste nessuna legge fisica. Certo, sono d'accordo d'accordo con te, ma io credo alla natura e alle sue, diciamo così, espressioni, possiamo chiamarle. Come tu identifichi vere oppure altre deità, diciamo così, del Pantheon romano, io penso che sia vero che in natura ci sono certe energie che si muovono in un certo modo, ma queste energie bisogna saperle anche adoperare, hai capito? Ovvio. Bisogna conoscerle e siccome la religione non ha mai permesso una conoscenza, ecco, noi non conosciamo le leggi della natura e da questo inizia tutta l'ignoranza e per quello noi abbiamo maltrattato questa terra dal punto di vista naturale, hai capito? Su questo sono d'accordo con te. Questo è fatto, secondo me, cioè è proprio l'ignoranza, il sapere include che io, hai capito, possa essere, come si può dire, non contro, ma capire quello che gli altri sbagliano, hai capito? Allora, se io conosco certe cose, matematicamente so che se io faccio qualcosa in natura, butto un litro d'olio su un fiume, so che quel litro d'olio va in mare, capito? Certo. Ma poi mi ritorno indietro con un pesce, per esempio, che si è cuccato quel litro d'olio, capito? Però un esempio stupido. Però io preferisco parlare della Mount Edison che non del litro d'olio. Esatto, ok. Sono d'accordo con te, capito? E questo io lo faccio e distruggo certe come si può dire, espressioni della natura, che sono le tue deità, insomma. Adesso io non sono dentro, però hai capito, anch'io ho delle lacune in questo campo, però penso che ci sia delle leggi fondamentali che regolano la natura, se noi non rispettiamo, e siccome le religioni non ce le hanno mai insegnate, ma anche verso noi stessi, hai capito, se io, non so, bevo un litro d'alcol al giorno, non posso pretendere il mio ecosistema interiore sia pulito, hai capito? Cioè, danneggio anche me stesso, hai capito? Cioè, la conoscenza, queste cose non le sappiamo proprio, l'ignoranza ci ha ottenuto nell'ignoranza. Chiudo. D'accordo. Ciao. No, e Claudio diceva un'altra cosa, digli. No, sono d'accordissimo con l'amico. Sì. Appunto, e continuano però a tenere nell'ignoranza la moltitudine di gente. Questi signori così patentati e approvati dai vari governi continuano appunto a non, a
a non dar cultura, a non insegnare alla gente il rispetto per la natura, a conoscere appunto queste cause oggi che è possibile con molta facilità conoscere un po' queste cause ed effetti della scienza, dell'atomo, delle queste correnti. Ma anche queste... delle nostre percezioni psichiche. E poi automaticamente, relativamente, perché è tutto relativo più o meno, insomma, se... ogni cosa è relativa a un'altra. Io a volte mi paragono così a una macchina, un'automobile, perché in effetti il corpo umano è meraviglioso, insomma, entrare in questa, in questo campo, in questa conoscenza, in questa percezione di capire, di voler capire, di domandarsi il perché di ogni cosa. Mi sento felice proprio di questa, di questa spinta, di questa conoscenza. Mi sono proprio scaricato di tutti questi bagagli, di questi pesi messi su per secoli, che molta gente ha dovuto subire e morire ignorante, piena di paura. E comunque in effetti, come diceva prima Claudio si è dimenticato, le religioni sono colpevoli, sono dell'ignoranza, sì, sono colpevoli perché continuano ancora, hanno combattuto fino all'estremo qualsiasi conoscenza. Cioè, se oggi come oggi non siamo più nel Medioevo, non è per le religioni, ma chi ha combattuto le religioni dalla Rivoluzione Francese fino ad oggi è sempre stato un combattere il potere clericale. È sempre, cioè, la liberazione della donna, la liberazione del bambino. Cioè, se adesso comincerò a fare un lavoro per il diritto all'educazione, i scappellotti del genitore sul figlio, io faccio un lavoro parto da delle posizioni avvantaggiate rispetto alla Montessori, rispetto al Piaget, rispetto a tutti quelli che hanno fatto l'educazione 50, 60, 100 anni fa, rispetto a tutta la psicanalisi. Io parto da delle condizioni, sono privilegiate, cioè, però sarebbe infame da parte mia non farle, cioè, sarebbe un disprezzare il lavoro di chi è venuto prima. Eh sì, grazie a loro. Grazie a loro. Grazie a loro, se certo. Abbiamo questa anche libertà, le rivoluzioni, questi martiri anche. Sì, mi rispetto. No, esistono delle rivoluzioni, prendiamo il lato della libertà, no? Cioè quello che hanno costruito in libertà. E tutti gli scontri sociali hanno dato un respiro di libertà. Magari qualcuno è finito peggio, qualcuno è andato storto. Tutte le critiche sono ammissibili, però in effetti hanno portato. Hanno aperto nuove conoscenze, nuove vie. Sì. Bene, io chiudo qui la trasmissione perché ho visto che già stanno arrivando i miei colleghi. La trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento fra due giovedì. Giovedì prossimo però c'è Francesco. Francesco da solo, imperterrito e stoico, porterà avanti ben due trasmissioni. Francesco da solo, sarà senza sigla, ma non ha importanza. L'importante è che ci sia Francesco. E vi do appuntamento per fra due giovedì. La trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poteristiche, Casa Postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e grazie a Claudio che è stato con noi. Ciao a tutti quanti e a risentirci.